Lo scrittore aprì il cassetto e ne estrasse la sua penna preferita. Era una penna antica e raffinata, di quelle che quando le stringi in mano riesci quasi a percepirne la storia. Gliel'aveva lasciata in eredità suo nonno sul letto di morte e lui ne andava molto fiero. La soppesò un po' e poi, soddisfatto, tornò a osservare il foglio vuoto che aveva di fronte sulla scrivania. Doveva scrivere. Ne aveva un bisogno fisico, quasi morboso. Lo riconosceva. Era uno di quegli slanci che lo prendevano talvolta all'improvviso e che doveva assecondare a tutti i costi. Da qualche tempo era così e non poteva farci nulla. Sapeva che l'avventura nella quale si apprestava a immergersi non era di facile accesso. Un libro, gli diceva il nonno, è come un viaggio. Devi esplorarlo e assaporarlo fino in fondo. Devi amarlo e odiarlo. Devi talvolta perfino perderti tra le sue pagine per poterti ritrovare. Per anni lo scrittore non aveva compreso quelle parole, ma ora era pronto. Qualcosa dentro di sé gli diceva di farlo. Era pronto a lasciarsi guidare da quell'istinto. Anzi, doveva lasciarsi guidare da quell'istinto. I pezzi del puzzle andavano ricomposti e i lettori, i suoi lettori, l'avrebbero aiutato. È in questo modo che tutto cominciò.